Buongiorno, oggi voglio lavorare con voi ancora con i colori per ceramica da forno casalingo. E ci sono vari tutorial già in rete miei che ho fatto con questa tecnica. Comunque, ogni volta che io faccio un video ve lo rispiego. I colori sono questi, sono per forno casalingo. Li trovate tranquillamente in rete, li trovate nei colorifici, diciamo. E niente, la cosa che c'è di questi colori da aggiungere, da dire che andranno in forno dopo 3 giorni, nel forno casalingo a 160 gradi per 30 minuti. Comunque queste istruzioni le troverete tranquillamente nel bugiardino, diciamo, di questi colori. Comunque dei colorifici ben forniti, dove hanno appunto una vasta gamma di ogni tipo di colore, trovate anche questi. E se dipingete con vassoi o superfici di vetro, potete anche mettervi sotto una dima e andare praticamente a ricalcarla come sto facendo io con questo papavero che avrò sotto. La mia cartella colori è questa, quindi farò dei papaveri, mi serve il rosso, il giallo, il blu, il verde e un bianco. E andiamo a dipingere. Io, come vedete qui, ovviamente vi serve l'acqua per pulire i pennelli e uno straccetto per pulirvi il pennello ogni volta che cambiate colore. Andiamo allora a disegnare. Abbiamo qui la dima, come abbiamo detto, le papaveri, e cerco di andare a farmi questo papavero con una puntina di rosso e una puntina di giallo. Questa maniera, cercando di dare appunto, mentre in determinati fiori vi ho fatto fare il bianco per dare, come si dice, la profondità, per dare le sfumature, qui invece ci avverremo soltanto del rosso e del giallo. Ecco, il giallo praticamente è quello che mi darà le sfumature per il mio papavero. Come vedete, con 4 pennellate abbiamo già finito il nostro papavero. Andiamo a fare quello che è di sotto, quindi ho la dima sotto e non sto facendo altro che andare praticamente a copiarmi quello che vedo sotto, quindi è abbastanza facile, no? È una tecnica molto bella questa, perché vi consente di avere dei manufatti, diciamo, già pronti in poco tempo, senza dover andare nei forni professionali. Ovvio, continuo a ripeterlo fino all'esaurimento, non sono colori per alimenti, di conseguenza questi sono piatti soltanto decorativi. Non si possono mettere gli alimenti, mi raccomando, non si possono mettere gli alimenti, e ve lo ripeterò all'infinito. Vedete come vengono bene le sfumature? Praticamente con il pennello un po', diciamo, creandomi le ombre, dove ci vuole lo scuro metto il rosso, dove ci vuole il chiaro metto l'arancio, e il nostro papavero praticamente è già bello fatto. Eccolo, adesso andiamo a farci un bocciolino. Eccolo qui. Sempre abbiamo già il pennello rosso e arancio, quindi ci viene abbastanza facile la cosa. E ora niente, andiamo a prenderci un altro pennellino, perché voglio fare subito il cuore del papavero, così almeno abbiamo già l'idea di quello che stiamo facendo. Prendo una puntina di nero e una puntina di verde e vado a farmi questo lavoro, cioè mi vado a fare il cuore del papavero. Qui abbastanza, come vedete, veloce e abbastanza in fretta. Come fate il cuore del nostro papavero. Ora andiamo a farci il verde del nostro bocciolo e ora andiamo a completarci.
in questo momento lo lasciamo un momentino essiccare. E poi andremo a farci i nostri puntini. Andiamo avanti comunque a disegnare ancora un po' perché non ci piace così miserino. Quindi andiamo a farci qualche altro fiore. Possiamo tranquillamente girarci il nostro tovagliolo. Ecco. E andiamo a copiarci un altro fiore. Vedete? Il rosso che mi servirà nel contorno e i chiari, e il giallo che mi servirà per schiarire il mio lavoro. Stiamo semplicemente copiando, di conseguenza, diciamo che non è complicato il nostro lavoro e quindi, come vedete, tutto si può fare. Papavero, ora andiamo a farci quest'altro. Ovvio, io qui ho un vaso bianco, sì, però è un po' opaco, di conseguenza non si vedono molto bene sotto il mio lavoro, però giustamente io ho più praticità, di conseguenza il papavero me lo faccio venire fuori. Verde per fare il cuore del nostro papavero che andremo a lasciare asciugare un attimino per poi andare a fargli i nostri famosi puntini che hanno i papaveri e ci piacciono tanto. Eccoli qui. E ora andiamo a farci un po' di foglioline verdi, un po' di rametti di congiunzione, un po' di foglioline. E andiamo a finire, diciamo, a completare un po' il quadro che ci siamo creati. Vediamo un po'. La foglia del papavero un pochino allungata. E anche qui adesso un pochino di bianco, puntina di blu, andiamo a scurirci un po', tenendo sempre presente che il chiaro lo metteremo in alto. E lo scuro in basso, andiamo a prenderci una puntina di giallo che con un po' di verde, no, di verde, scusatemi, di blu ci creerà un altro tipo di verde. Allora andiamo qui. Ecco, qui la nostra foglia. Andiamo a farcene un'altra, perché le foglie sono tutte allungate del papavero, ricordatevelo, eh. Sempre gli scuri vicino, praticamente questa è l'ombra che mi fa la foglia, il papavero, quindi gli scuri saranno in basso e i chiari andranno inevitabilmente verso l'alto. Aggiungerci un po', qui andiamo a crearci un bocciolo, ancora qualche foglia. Grazie.
scuri in basso e chiari in alto. Questi colori sono miscelabili tra loro, a differenza dei colori da ceramica terzo fuoco, che non tutti sono miscelabili tra loro, soprattutto i rossi. Invece questi ceramica da forno casalingo sono tranquillamente miscelabili tra di loro, quindi praticamente non abbiamo sorpresa, abbiamo soltanto la sorpresa di vederli più brillanti una volta che li abbiamo infornati. Li rimangono belli proprio così come li abbiamo messi. Ora andiamo a farci qualche altra fogliolina. E andiamo a farci qualche congiunzione con un pochino di nero, vediamo se riusciamo a fare i nostri famosi puntini come vi abbiamo detto. Che congiunzione, vado a delineare un po' le foglie, visto che praticamente siamo alla fine del nostro lavoro. Se vi piacciono le mie cose, continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca, scrivetemi pure se avete qualche dubbio, mi volete chiedere qualche cosa, io sono sempre disponibile. E niente, vi sto praticamente dicendo tutto quello che potete fare per abbellire la vostra casa e per riempire un po' le vostre giornate. Sono cose abbastanza fattibili, i colori comprati primari, di conseguenza prendete il rosso, prendete il blu, prendete il giallo, il bianco e il nero, con questi colori poi andrete a fare tutto quello che vi serve fare. Hanno un costo abbastanza, diciamo, sostenuto, però hanno una bella resa, quindi non vi spaventate, il costo che inizialmente avrete, hanno comunque una bella resa e vi durano a lungo. Ecco, siamo alla firma. Vi piacciono le mie cose, continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca. Ed eccoci alla prossima volta. Ciao ciao! Papaveri per voi!